Si continua a parlare della situazione dell'Aca, dello sversamento di liquami nel fiume, si torna a parlare della balneabilità che è vietata a Pescara e allora in questo quadro la posizione dell'opposizione qual è? La posizione dell'opposizione è quella di aver richiesto subito un consiglio straordinario, urgente, proprio per discutere la questione e soprattutto per fare chiarezza su questa questione. Oramai stiamo parlando da mesi, mesi, mesi e mesi, da oltre un anno, devo dire, della questione del mare inquinato e non solo noi, ma i cittadini pescaresi sono oramai stanchi, esausti di questa situazione. Noi non ci interessa sapere se la responsabilità è dell'Aca, dell'Arta, del Comune di Pescara. Noi vogliamo godere usufruire della balneabilità e del mare di Pescara, che è una risorsa non solo per noi ma per l'intera regione. In più c'è da dire veramente che le dichiarazioni del sindaco Alessandrini sono disarmanti proprio alla luce di quello che è successo l'anno scorso e di quello che è successo ieri o l'altro ieri. Per 20 minuti di sversamenti di liquami nel fiume, nel mare nostro, il sindaco, senza attendere le analisi dell'ARTA, ha disposto il divieto assoluto di balneazione, quando invece l'anno scorso per 17 o 18 ore di sversamenti di liquami non è stato fatto il divieto di balneazione, è stata data l'ordinanza di divieto di balneazione. Quindi è veramente allucinante la posizione del sindaco e devo dire anche che la posizione del sindaco è indifendibile, considerato che 20 giorni fa in sede di approvazione del bilancio all'assemblea dell'ACA il sindaco ha votato per un rinvio sulle questioni attinenti al bilancio, dove tra l'altro c'era anche il piano degli investimenti che l'Aca avrebbe dovuto fare.